non mi sento italiano. Ma per fortuna, purtroppo, per fortuna, purtroppo, per fortuna, per fortuna lo sono. Era una morte annunciata, quella di Antonella Manduca, madre di tre figli. La donna aveva denunciato per ben 12 volte le violenze e le minacce del marito, che poi l'ha uccisa a coltellate 10 anni fa a Palagonia, in provincia di Catania. Ora, per quel femminicidio, due magistrati, a quel tempo alla procura di Caltagirone, sono stati condannati a risarcire 300.000 euro ai tre orfani. A deciderlo la Corte d'Appello di Messina, secondo la quale l'inerzia delle due toghe davanti alle denunce della donna configura una responsabilità civile dei magistrati per dolo e colpa grave. Il nostro sistema prevede delle forme di responsabilità nei confronti dei magistrati che sbagliano. In questo caso la Corte d'Appello di Messina ha condannato per inerzia dei magistrati. Occorre tuttavia attendere il pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione. I due PM sono stati condannati in base alla legge Vassalli del 1988. Sarà la Presidenza del Consiglio a risarcire il danno patrimoniale per poi rivalersi sui due magistrati. È la prima volta che accade in un caso di femminicidio e la sentenza è destinata a far giurisprudenza, aprendo scenari inediti. L'odierna sentenza rappresenta la prima volta in Italia nella quale in un caso di femminicidio si contesta ai magistrati un'ipotesi di responsabilità civile. Lo si fa contestando ai magistrati una omissione di giustizia. Il ministro della giustizia Orlando acquisirà la sentenza emessa a Messina per valutare eventuali accertamenti. Cugina vittima di troppe ingiustizie. Al TG2 parla l'uomo che ha adottato i tre figli di Marianna Manduca, uccisa 10 anni fa dal marito. Ebbene, dopo una lunga battaglia legale sono stati condannati i magistrati che non presero provvedimenti per proteggere la donna che aveva denunciato il marito 12 volte, denunce cadute nel vuoto. Sandra Cecchi. Abbiamo cominciato con chiamare alcuni avvocati, i quali mi hanno detto assolutamente no, guardi, non ci pensi perché tanto comunque sia è una battaglia persa. Io da lì io invece ho capito che era il momento giusto per cominciare. Se si è arrivati allo storico risarcimento di 260.000 euro ai figli di Marianna Manduca, lo si deve alla caparbietà di quest'uomo, diventato padre adottivo dei figli di sua cugina, uccisa dal marito. Tutto è scaturito dalle denunce di mia cugina, perché alla prima denuncia posso capire che la magistratura non si muove, la seconda pure, ma la terza da lì in poi non si può capire perché nessuno mai è intervenuto, perché mia cugina sostanzialmente era da sola. Un Davide contro il Golia della giustizia che dopo 5 anni di battaglie ha visto condannati dalla Corte d'Appello di Messina i due PM di Caltagirone, colpevoli, scrivono i colleghi, con la loro inerzia di non aver dato seguito alle 12 denunce di Marianna, abbandonandola al suo destino e lasciando orfani di madre tre bambini piccoli, subito adottati dall'imprenditore che li ha portati via da Palagonia e fatti crescere insieme ai suoi tre figli a Senigallia, nelle Marche. Paradossalmente la morte di Marianna gli ha salvato la vita loro. Per la famiglia Calì è stato molto faticoso crescerli senza aiuti, perché 10 anni fa, insieme ai tre nuovi figli, è arrivata anche la crisi dell'edilizia. Certo, ci cambierà la vita un attimino avere un aiuto in più, ma l'obiettivo è quello di portare avanti loro e dargli la possibilità di studiare. Quello che dico alle donne è di non aver paura e di andare avanti comunque e di cercare sempre di lottare, perché non è mai finita.